Ed eccoci a un nuovo appuntamento dal territorio, un appuntamento un po' particolare fatto fuori dai nostri studi. Si parla di cultura, in questo caso di musica, ma anche di sociale. Allora andiamo a presentare i nostri ospiti uno ad uno, ad iniziare proprio dall'organizzatore di un evento particolare che ci sarà al Teatro Traiano, Cristian Viola. Ciao Cristian. Ciao, buongiorno. Cristian, un appuntamento musicale al Teatro Traiano, addirittura fra sogno e palcoscenico, ovviamente tutto a sostegno di un'associazione. Sì, quest'anno tutti gli eventi che andrò a organizzare saranno sulla solidarietà. E abbiamo iniziato proprio con i Zerofobica, con un incontro con il presidente dell'associazione del Melograno, Massimo, che salutiamo, che è qui con noi. E questo evento sarà tutto andato in donazione per il Melograno, diciamo. E non verranno dati dei soldi, ma saranno acquistati dei prodotti o dei materiali che useranno loro, insomma. Quindi ecco, prima vi siete informati che cosa vi serve e poi in base a quello che servirà con il ricavato della serata si cercherà di esaudire la richiesta. Certo, sarà proprio così, sarà. Come mai il melograno? Melograno perché con un incontro, diciamo, di una serata tra amici è nato questo progetto e da questo progetto ho conosciuto tutta la band dei Zerofobica, mi sono piaciuti come ragazzi e anche Massimo, anche perché è una persona molto umile e piacciono a me le persone umili e per questo ho scelto lui. E allora andiamo intanto dal nostro Massimo, ma prima di andare da Massimo andiamo a vedere un breve spot di quello che è il melograno. Ed eccoci dal nostro Massimo, presidente dell'associazione Il Melograno. Massimo, abbiamo appena visto un video un po' di quella che è l'associazione, poi Christian, introducendo, ha detto quest'anno faremo degli eventi che saranno poi devoluti al volontariato, ma non dando dei soldi, ma dando delle attrezzature che servono. Sì, io ringrazio a Cristian per le belle parole che ha detto, in questo caso nella mia persona, ma a tutto il Melograno. E forse l'iniziativa più bella è quella proprio di non prendere contributi economici, ma
in materiali per poter fare attività. Il video rappresenta un po' quello che è l'associazione, quello che fa l'associazione con il Sarraffare Pisana, e per cui è un modo di trasmettere questa bella cosa che facciamo non solo noi, altre associazioni al territorio, e grazie agli amici di Zerofobica e a Cristian in particolare, quest'anno hanno scelto prima noi. Parlando così in una serata tra amici è uscita fuori questa cosa, e la cosa più bella è, ecco, proprio la novità di non prendere contributi in soldi, prendere contributi con materiali didattici, e grazie a loro sia noi Melograno e tutto il territorio può usufruire di questa diciamo nuova formula, e grazie. Ecco, poi tra l'altro un'associazione, il Melograno, che negli ultimi anni, grazie a tante iniziative, è sempre riuscita a stare accanto non soltanto a questi ragazzi, ma anche alle loro famiglie, che molte volte per le cure dovevano recarsi magari a Roma piuttosto che in altri posti d'Italia. Invece, grazie ad un progetto particolare, mi riferisco, invece adesso le cure le possono fare anche in via telematica. Assolutamente, anzi spero che fra qualche settimana avremo il piacere di dare una notizia bella per il territorio, perché sicuramente avremo, diciamo, una nuova struttura e potremo offrire ancora più professionalmente la nostra umile disponibilità a tutto il territorio. Ecco, perché ricordiamolo, chi è che si occupa di questi ragazzi quando arrivano al Melograno? Allora, in particolare sono anzitutto i genitori, che sono persone fantastiche, avendo il problema già all'interno della casa con una persona disabile, aiutano proprio all'accoglienza. Il Melograno è proprio basato sull'accoglienza e l'assistenza alle famiglie, in questo caso ai ragazzi con disabilità. Poi logicamente con il contributo del privato edico che facciamo con i professionisti e le professioniste, e è tutto diretto dal professor Giorgio Albertini del San Raffaele Pisana di Roma, per cui ecco, è tutta un'armonia. E in questo caso, per l'evento che faremo, anche i ragazzi di Zerofobica nel loro piccolo fanno moltissimo, perché l'integrazione ai ragazzi alla musica, all'ascolto, e poi ci sarà uno spettacolo particolare, per cui invitiamo a tutti a partecipare. Uno spettacolo particolare, allora andiamo a chiedere ai diretti interessati di che cosa stai parlando, andiamo direttamente dalla voce del gruppo. Ciao Sonia. Ciao, sei stato chiamato in causa Zerofobica ancora sul palco del Teatro Traiano di Civitavecchia, ma questa volta con un obiettivo grande. Beh, l'anno scorso per l'Hauser e quest'anno per i ragazzi diversamente abili del Melograno, la cosa ci gratifica molto, anche perché Zerofobica non strumentalizzano la solidarietà, perché altrimenti è pubblicità. Noi siamo molto gratificati di essere stati chiamati, proprio perché fa parte di noi, di ogni membro della band, appunto la sensibilità a questo problema, perché poi sai, una volta per le persone anziane, una volta per i ragazzi disabili, e uno si deve prendere coscienza che c'è chi è meno fortunato di noi, e quando si può fare qualcosa senza aspettative bisogna mettersi in gioco e farlo. Noi siamo, ripeto, molto, molto contenti, anche perché aver scelto di interpretare i brani di Renato Zero, io vocalmente e loro a livello strumentale, è dovuto anche al fatto che noi sentiamo molto le tematiche dei testi di Renato Zero, che lui ha sempre trattato il sociale, quindi diciamo che è proprio una cosa che ci parte dal cuore. E proprio tenendo a mente una canzone di Renato, c'è una frase molto bella che dice: siamo noi gli inabili che pur avendo a volte non diamo. E infatti sta andando tutto un po' così, muore il mare, muore il sole, stiamo rovinando tutto, ma c'è una cosa che veramente dovremmo uccidere, che è l'indifferenza, perché l'indifferenza miete tante vittime. Questi ragazzi non vanno lasciati da soli, vanno aiutati i ragazzi e soprattutto i genitori, perché i genitori hanno veramente questa croce che si portano sul collo e vanno, secondo me, aiutati e sostenuti. E poi questi ragazzi diversamente abili, secondo me, è ora che li cominciamo a vedere proprio con un occhio diverso, con un'ottica diversa, perché il diversamente abile non è quella persona che va messa sulla carrozzella, lasciata lì e che qualsiasi cosa succede va bene così.
legato al fatto dell'indifferenza. No, il diversamente abile è limitato in determinate situazioni, ma magari brilla in altre cose. Quindi se c'è la possibilità di dare dei mezzi a questi ragazzi per poterli far emergere, per poterli far sentire che esistono, che vivono, bisogna farlo. Infatti adesso chiamo di nuovo in causa Massimo. Quante volte si impara qualcosa di nuovo da questi ragazzi? Ma io dico tutti i giorni, cioè tutta la settimana abbiamo delle esperienze nuove, perché ogni ragazzo, ogni ragazza poi esprime nel momento che fa attività socioculturale, didattica, musicale, esprime e fa qualcosa di nuovo. E noi rimaniamo anche stupiti perché, ripeto, con i volontari, noi genitori, non essendo poi così tecnici o professionali, però lo viviamo a casa, per cui rimaniamo anche noi un po' stupiti, no? E questa è una soddisfazione, è una ricompensa straordinaria. Una ricompensa, poi tra l'altro mi voglio riallacciare a quello che ha appena detto Marco. Bisogna stare vicini a questi ragazzi, alle loro famiglie, e tant'è vero che è arrivata da poco e c'è stato un convegno qui a Civitavecchia, una legge importantissima, il dopo di noi. Il dopo di noi io non ho commentato al momento quando è stato fatto questo evento, cioè questo dibattito, perché ogni genitore ha una sua particolarità. Io, come altre famiglie, ho detto e ho pensato, forse non si dovrebbe chiamare dopo di noi, ma durante, oppure in questo momento di noi, perché è troppo facile pensare al dopo di noi. Cioè è molto difficile, però in realtà è molto facile pensare al dopo. Pensiamo adesso, attualmente, a quello che serve in questo momento. Anche perché a livello nazionale si stanno evolvendo delle situazioni un po' particolari, specialmente sulla disabilità e gli anziani e tutto quello che riguarda un po' il sociale. Poi c'è sempre un discorso particolare, io sono un po' molto pignolo su questo, il terzo settore. Le associazioni di volontariato non si occupano del terzo settore, le associazioni di volontariato cercano di contribuire, e se non ci fossero, e se non fossero, e magari ci sarebbe il bisogno di essere un po' più riconosciuti in questo senso, no? Ma non sempre al discorso economico, proprio al discorso di inserimento, integrazione. Però magari Civitavecchia, come altre città nazionali, ha dei problemi non indifferenti. Allora ribadisco, non penso che sia tanto importante il dopo di noi, ma quello che serve ora, adesso. Quello che serve ora, adesso lo hanno capito, e Zerofobica, ricordiamo un po' l'appuntamento, quando ci sarà. Allora, sabato 30 aprile alle ore 21, puntuali, e ci sarà un concertone, diciamo, via. Ci stiamo preparando al meglio. Una maratona? Una maratona, una bella carrellata di canzoni tutte di Renato, rivisitate in chiave Zerofobica, e cercheremo di dare il nostro meglio, insomma, via. Qui si parla di maratona, si rischia di entrare al Teatro Traiano e non uscirne più fino al giorno dopo. Assolutamente sì, saremo noi a coinvolgere il pubblico e a far sì che non si muova dal teatro, lo faremo dormire là dentro e il giorno dopo ci rivedremo a suonare lì, magari la mattina. No, ragazzi? Per colazione. Per colazione, offriremo anche dei buoni cornetti, un po' chi vuole la Nutella, la marmellata, la crema. Senti, Massimo stava dicendo una cosa, ci saranno anche delle sorprese in modo tale da magari interagire anche con questi ragazzi, li state facendo sì. Suonare, cantare, che cosa? Sì, diciamo, proprio perché sono sorpresi, diciamo, adesso... Beh, però un accenno. Sì, vabbè, diciamo che ci sarà la partecipazione durante, insomma, dei brani molto significativi, anche dei ragazzi, diciamo... per creare così un'atmosfera abbastanza, diciamo, particolare. Io volevo dire un'altra cosa, se posso, che comunque Zerofobica è comunque inserita nell'ambito di un'altra associazione, che è l'associazione Pino Cannizzaro, che è il papà del nostro batterista, e noi partecipiamo anche come associazione, perché Zerofobica, diciamo, è la parte creativa, diciamo, artistica dell'associazione. Massimo ci ha dato la possibilità di poter partecipare con la sua associazione, a noi ci gratifica questa cosa, ci ha fatto conoscere questi ragazzi splendidi. Cristian è un organizzatore, diciamo, che non ha bisogno di commenti, perché è veramente una persona speciale, e insieme, diciamo, cerchiamo, è una miscela esplosiva, diciamo, quindi sabato sera sarà uno spettacolo bellissimo.
Allora io vi ringrazio tutti, ricordiamolo il 30 aprile al Teatro Traiano di Civitavecchia, e per ricordarlo meglio andiamo a vedere, vi lascio vedere il promo di questo spettacolo di solidarietà tra sogno e palcoscenico, e chiudiamo qui questo appuntamento con Dal Territorio.